Ciao a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. Nel video di oggi vediamo i colori per iniziare a dipingere basati sulla mia tavolozza. Difatti qualche tempo fa avevo già fatto un altro video sui colori per iniziare a dipingere, però erano dei colori base. Oggi vi dico i colori che ho utilizzato per realizzare questo e tutti gli altri dipinti che sto realizzando ultimamente e che potete vedere sul mio profilo social su Instagram. Se vi fa piacere andate a dare un'occhiata. Il primo colore non colore che utilizzo nella mia tavolozza è il bianco e il titanio. Il bianco e il titanio è fondamentale per la pittura, il bianco è luce massima ed è soprattutto molto molto coprente. In una prima fase del mio dipinto, come potete anche vedere nella guida al ritratto, utilizzo il giallo ocra come primo giallo, in quanto è un colore molto simile alla tonalità della pelle. Infatti aggiungendo poi il rosso cadmio scuro, che è il terzo colore della mia tavolozza, già si crea un tono intermedio utilissimo per iniziare a dipingere. In una seconda parte poi di dipinto utilizzo anche il giallo cadmio, sempre scuro. Mi raccomando, utilizzare i colori scuri quando comprate dei tubetti, perché i colori scuri si possono schiarire con molta facilità, a differenza invece di quelli più chiari che, se proviamo a scurirli, sì, diventano più scuri, però potrebbero anche diventare grigi e sporchi. E qualche volta utilizzo nella mia tavolozza anche il rosso permanente. Il quarto colore che vado ad utilizzare è il blu oltremare scuro, assieme al blu cobalto. Questi due tipi di blu sono differenti e quindi io preferisco il blu oltremare scuro. Sto realizzando magari un incarnato maschile, che solitamente è un po' più scuro, mentre in un incarnato femminile preferisco il blu cobalto, un po' più delicato. Come tono scuro preferisco la terra di siena bruciata. Difatti terra di siena bruciata e blu assieme già creano uno scuro molto molto forte. Come sesto colore ed ultimo della mia tavolozza, la terra d'ombra bruciata. La terra d'ombra bruciata l'ho utilizzata in punti come i capelli, in quanto a differenza dello scuro creato con la terra di siena e il blu, che diventa praticamente grigio se lo andiamo a schiarire, terra d'ombra bruciata è una puntina di blu. Se aggiungiamo un po' di terra d'ocra, un po' di giallo ocra, un po' di bianco, crea questi effetti dei capelli che io preferisco e mi piacciono. Quindi, ricapitolando, i colori sono bianco di titanio, giallo ocra, giallo cadmio scuro, rosso cadmio scuro, terra di siena bruciata, blu oltremare scuro e terra d'ombra bruciata. In più, nella mia cassetta dei colori ho da parte il verde smeraldo e la lacca di garanza, che sono quei toni che non vanno mai utilizzati, se sono veri e propri colori e non imitazioni, sul nostro dipinto, perché potrebbero subire variazioni poi nel tempo, ma che vanno utilizzate come velature. E alcune volte, proprio per eccezione, utilizzo anche il nero sulla mia tavolozza quando ho proprio bisogno degli scuri veramente veramente forti. E questa era la mia tavolozza, spero di essere stato d'aiuto e se sì ti chiedo di lasciare un mi piace, un commento per condividere la tua opinione, qual è la tua tavolozza per dipingere, e magari di iscriverti al canale. Mi farebbe tantissimo piacere avere un nuovo socio in questa compagnia d'arte che sto cercando di costruire. Grazie se hai visto tutto il video, arrivederci.